saluto, bentornati qui su Destiny e benvenuti al consueto appuntamento di Xurrino del venerdì, puntualissimo, i miei consigli esotici per gli acquisti e i saluti a fine video, quindi se volete salutare qualcuno o essere salutati da me, lasciate un commento sotto questo video, mi raccomando. Che settimana, ragazzi, che giorni, dopo questa era di trionfo, dopo questo annuncio di Destiny 2 ufficiale, arrivato ieri, è stato bello assistere insieme a voi a quello che è stato il trailer. Infatti trovate una live qui sul canale, proprio il video precedente a questo, in cui aspettiamo il trailer e poi dopo lo commentiamo insieme. Tutto molto bello, veramente, veramente. Piccole informazioni, il 18 maggio ci sarà una live a tema Destiny 2, sempre da parte di Bungie sui suoi social, su Twitch, sicuramente. Poi la beta, che si potrà ottenere preordinando il gioco, attenzione, si potrà scaricare in estate. L'ha confermato, è stato un generico in estate, ha detto Bungie. Arriverà sicuramente qualche informazione più dettagliata prossimamente. Comunque ne vedremo delle belle da qui a settembre, perché sicuramente, a parte la beta, a parte le live, fioccheranno innumerevoli informazioni sia da Bungie stessa sia dai vari eventi che ci saranno da qui a settembre, come per esempio l'E3 o l'E3. Ecco, quindi c'è veramente tanta carne al fuoco, anche per esempio questo nuovo Xurrino, uno Xurrino rivoluzionato, uno Xurrino ex novo addirittura, perché sì, è arrivato Era di Trionfo, sono arrivati i raid revampati, sono arrivati gli equipaggiamenti. Tra l'altro, se una cosa che ho notato, che sicuramente magari potrete andarle a vedere nel settimanale dell'aggiornamento che c'è stato, si droppa dai pacchetti reputazione generali, si droppa fino a 400 di luce. Io non me ne ero mai accorto, penso che sia una cosa introdotta di adesso. Vabbè, bando alle ciance, Xurrino quindi rinnovato, eccolo qua. Lo vediamo però lui sempre contrito, sempre molto così. Vedete che c'è una riga in più, pacchetti di armi. Io comincerei proprio da questi. Pacchetti di armi cosa sono? Sono praticamente un pacchetto che comprende un'arma e un decoro. E in questa occasione abbiamo quindi il Monte Carlo al costo di 30 strane monete e aia 25 polvere d'argento, perché ovviamente per il decoro vanno in cerca della polvere d'argento, e Supercella Zalo, sempre 30 strane monete e 25 polvere d'argento. È utile o non è utile? Ma dipende, se vi mancano queste armi, se ritenete possano essere interessanti, acquistatele. 30 strane monete, 25 polveri d'argento. Sia il Monte Carlo che del Supercella Zalo trovate una recensione esotica qui sul canale. Comunque sono due buone armi. Direi di cominciare quindi con il Titano e il suo pezzo esotico portato dal buon Xurrino. Ali della Rovina, guanti lunghi esotici, stupendi, esteticamente veramente meravigliosi. Perk intrinseco, fenomenale, semi della rovina. Trovi più munizioni pesanti e ogni pacchetto raccolto contiene più munizioni. Nulla di più semplice. Indossando questo pezzo troverete più pacchetti viola contenenti munizioni pesanti e quel singolo pacchetto viola conterrà quasi il massimo delle munizioni vostre trasportabili. Io ricordo che Crota, nel raid dove servono le munizioni pesanti alla fine, anche se adesso è cambiata un po' la dinamica, ma servono sempre e serviranno non solo in Crota ma anche negli altri tre raid che vedremo nelle prossime settimane, aggiornati a livello di difficoltà, le munizioni pesanti saranno utilissime. Quindi vi straconsiglio questo pezzo, che tra l'altro può essere utilizzato con qualsiasi sottoclasse. Cacciatore, armatura gamba esotica, Frost E5. Eccoli qua, carini, non bellissimi ma carini esteticamente, con questi tubi che escono. Perk intrinseco, recupero rapido, attenzione, curva più rapidamente allo scatto, ovvero quando andiamo in corsa premendo la levetta analogica sinistra. Inoltre recupera più rapidamente l'energia corpo a corpo e delle granate scattando. Allora, io ho sempre sottovalutato questo pezzo finché non l'ho droppato,
tempo addietro e l'ho utilizzato. Io non uso tantissimo il cacciatore, quindi non posso fare testo assoluto sul cacciatore stesso, però vi posso garantire che proprio usandolo poco, uno dei plus, dei vantaggi dell'usare il cacciatore è la sua agilità e la sua rapidità. È veramente un personaggio agile, seppur fragile. Però, di conseguenza, detto ciò, avere una rapidità ulteriore a un personaggio già rapido, vi lascio immaginare che plus possa darvi e che valore aggiunto possa essere questo pezzo. Non sto dicendo che sia da comprare assolutamente, non sto dicendo che quello, le abilità che hanno sono immediatamente tangibili come quelle di altri pezzi, ma vi posso dire che avrà un'abilità passiva dello scatto della velocità che vi darà un plus non indifferente. Quindi il mio consiglio personale, infine, è comprate. Stregone, 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 stregone verso dell'astrocita. Eccolo qua, un elmo esotico, bellissimo, utile con la sottoclasse camminatore del vuoto. Vediamo perché. Ovviamente per il suo perk intrinseco sopravvivenza in movimento, ovvero aumenta il recupero per breve tempo quando si usa lampo. Lampo sappiamo essere il salto teletrasporto che si sostituisce a planata della sottoclasse appunto camminatore del vuoto. Nel momento in cui andremo a usare il lampo avremo un aumento di recupero dell'energia per breve tempo. Ma io direi che ci sono svariati e innumerevoli pezzi migliori per lo stregone, assolutamente. Questo lo comprerei solo per completezza o perché è bellissimo esteticamente, ha un'animazione molto particolare, ma per me lascia il tempo che trova. Ma passiamo all'arma del weekend, oltre il nulla, arma che conosco bene, non perché io l'abbia usata, perché sono negato nel crogiolo e soprattutto sono negato con quest'arma, e invece c'è gente, cioè la conosco bene perché appunto ho trovato un sacco di gente contro con l'oltre il nulla che ti fa veramente saltare i nervi. Esatto, perché oltre il nulla è un fucile di precisione che può essere equipaggiato però come arma primaria nello slot primario, quindi di fatto è un fucile di precisione equipaggiato appunto come arma primaria. Seconda chance, se il colpo manca il bersaglio c'è una probabilità che torni nel caricatore. Poi il maestro, danni di precisione aumentati, e questo è un dato di fatto, le uccisioni aumentano per breve tempo i danni inflitti dal prossimo colpo. Tutto molto chiaro, tutto molto semplice, è un'arma diciamo di quelli hardcore per lo schillatone che ne va nel crogiolo e vuole usare un fucile di precisione come primaria e far vedere quanto è bravo. Diciamo che non è un'arma di facile utilizzo, adesso parlando seriamente, di conseguenza è un'arma che dà un po' di sfida. E fino a poco tempo fa tra l'altro non subiva il flinch se venivate se subivate una raffica di colpi da un nemico mentre usavate il fucile, questo fucile, ovvero la visuale, nonostante fosse un fucile di precisione, non sbarellava, ecco, diciamo così, se vi sparavano contro. Adesso è così anche per l'oltre nulla dopo una delle ultime patch che sono arrivate. Lo consiglio? Onestamente, personalmente, assolutamente no. Se invece rientrate in quella categoria di persone, ma dai, probabilmente lo conoscerete già sto cazzo di oltre nulla, che vogliono andare a fare a far quittare la gente nel crogiolo, compratelo. Ok, engramma storico del weekend, corazza gamba, che vi darà un'armatura esotica delle gambe dell'anno 1. Per me inutile ora come ora, così come queste bobine. Utilissime invece le sintesi pesanti, soprattutto in ottica ride. Mi raccomando, acquistatele. Anche il 3 di ori è utile, visto che adesso con i ride ci sono boss da battere, eccetera, eccetera. Infatti il 3 di ori è un bene di consumo che aumenta la possibilità di droppare un engramma esotico del prossimo ultra ucciso dalla prossima partita completata nel crogiolo. Aghi di vetro invece vi dà la possibilità di cambiare i perk secondari e le statistiche delle sole armature esotiche. Perk intrinseco rimarrà sempre lo stesso. Particella di luce e frammento esotico. Salutiamo Xurrino, dolce Xurrino, simpatico tu sei, era di trionfo anche per Xurrino che ci accompagna ormai da praticamente 3 anni, così come sto facendo io con questi video ogni venerdì. Mi raccomando, vogliatemi bene e fatemi vedere che apprezzate. Vabbè, dai, a parte questa sviolinata passiamo ai vostri saluti. Bene, 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 allora saluto, parto subito salutando It's Fresh,
che mi dice che purtroppo non può partecipare a Age of Triumph. Per ora era di trionfo, spero di riprenderlo, me lo auguro, spero anche per te, insomma, che tu possa venire a vedere quanto è valido questo aggiornamento, ma soprattutto spero che potrai giocare a Destiny 2, che adesso ormai siamo orientati verso quello che sarà il punto di forza di questa saga, insomma, per proseguire con la storia. Saluto poi Ersimari, che ringrazio tanto per i suoi complimenti. Poi Imperius mi chiede se possiamo giocare insieme. Probabilmente sei nuovo, ti ringrazio e ti saluto, però diciamo che non passo troppo tempo su Destiny, ci passo quello, appunto, il tempo per fare le cose, perché mi piacciono, mi divertono, però abbiamo già un gruppetto di persone, anche se per carità siamo sempre in cerca di qualcuno, appunto, per fare i raid, visto che il nostro gruppo si è un po' perso, chi non ha piacere a giocare questo aggiornamento vuole aspettare Destiny 2, chi preferisce fare altro, eccetera eccetera, quindi boh, non lo so, al massimo domandami l'amicizia, hai visto tanto come mi chiamo, FlixDJ su PSN, e vediamo un attimino, tempo permettendo. Saluto poi Geppino 8, ciao Geppino, ti saluto molto molto volentieri. Poi saluto Pietro Bressan, che vuole andare a picchiare, a distruggere Xurrino perché non gli ha portato l'ultima parola, e anche adesso non te l'ha portata, non solo non te l'ha portata in vendita standard, ma non te l'ha portata neanche tra i pacchetti, perché hai tre possibilità di beccare l'ultima parola, quindi bisognerebbe, cioè, ti cazzi ancora di più probabilmente, però vabbè, dai, vedrai che la porterà, non ti preoccupare. Saluto infine anche Cristian Vettorazzo, che mi chiede anche di salutare il suo clan, i Patan Nova, grandissimo, vi saluto tutti quanti. Ragazzi, cosa devo dire? Ovviamente, come già detto, saluto tutti quelli che hanno commentato, ma anche tutti quelli che non commentano, non hanno commentato, quindi vi saluto, vi ringrazio, come sempre vi auguro buona fortuna di drop e ci vediamo al prossimo raid. Ciao guardiani, no, al prossimo video, no, al prossimo raid, ci vediamo al prossimo video, ciao guardiani. Prossimo raid, che cazzo vuol dire?